Era una testimonianza vera, eh? Non ce la siamo inventati, era una testimonianza vera. Darei la parola alla nostra capolista, capotutto, Barbara Spinelli. Benvenuta a Milano, grazie di essere con noi. Grazie di essere qui, grazie per come racconterete ai vostri amici, ai vostri parenti, quello che è successo oggi, come è nata questa lista, l'idea che ci facciamo dell'Europa, dell'austerità, della solidarietà che ci deve essere in un'unione che non è più, da tempo, da quando è cominciata la crisi, non è più un'unione, ma una disunione. Io penso che la lista Altra Europa con Tsipras sia in fondo l'unica lista veramente europea. Le altre sono liste molto nazionali in realtà. E siamo anche l'unica lista che chiamerei rivoluzionaria, perché il nostro progetto non è di cambiare piccole cose dell'Europa, ma di ribaltarla completamente, perché non cambieremo nulla nei singoli paesi, in Italia, in Grecia, Tsipras l'ha capito perfettamente, non cambieremo nulla con le nostre forze se non cambiando le cose lì dove si decidono, e si decidono a Bruxelles, nella Commissione europea, si decidono a Francoforte, alla Banca Centrale Europea, e si decidono a Strasburgo e Bruxelles, dove c'è il Parlamento europeo. Quindi siamo, da questo punto di vista, sì, rivoluzionari. Direi anche che siamo l'unica lista di sinistra. È una parola che non usiamo molto, che viene evitata spesso. E certo noi vorremmo prendere voti al di là della sinistra, prendere i voti di tutti i delusi e della politica italiana e della politica europea. Però man mano che ho fatto questa campagna mi sono resa conto che noi siamo anche la sola sinistra in Italia. Non siamo a sinistra del PD, siamo la sinistra. E se questa parola noi stessi l'abbiamo in qualche modo evitata, temuta, la usiamo, forse non riusciamo a prendere abbastanza elettori se usiamo questa parola, è perché sinistra vuol dire battersi per l'uguaglianza, battersi per la giustizia sociale. E questo è il dramma che attraversa l'Europa. Cioè, man mano che va avanti la crisi, la disuguaglianza cresce. E stranamente, quando dicono che i conti cominciano a essere messi in ordine, io ho sentito dire anche da grandi esperti che il peggio è passato, che ormai i paesi sono meno indebitati, e però il risultato è che la disuguaglianza è cresciuta, che la disoccupazione è cresciuta. E questo significa che se non, queste cose non le diciamo, per forza non siamo sinistra nemmeno noi. Invece secondo me questa parola bisogna cominciare a ridirla. Semplicemente perché non c'è la sinistra in Italia. Non posso assolutamente pensare oggi che
il PD, che è erede della sinistra italiana più forte, che il PD sia oggi un partito di sinistra. Io non, sicuramente ci sono delle minoranze molto forti di sinistra nel PD, però certe volte mi domando se gli elettori di queste minoranze votino poi il PD o se non si siano già rifugiati in altri partiti come quello di Grillo o nel partito che è quello dell'astensione, perché anche astenersi è un votare. Ecco, noi vorremmo che tutti quelli che sono tentati dall'astensione, dalla rinuncia, che vorrebbero risentire parlare di dire questa parola sinistra, votino per noi, perché noi abbiamo anche dei programmi precisi che vanno nella direzione di sormontare le disuguaglianze, di ridare lavoro ai disoccupati, di mettere le persone al centro. E quando dico persone intendo i cittadini, che siano ascoltati, che quello che passano, che vivono, conti nella decisione, nelle decisioni che vengono prese in Europa. Si dice spesso, che l'ho sentito spesso soprattutto nei ministri di questo nuovo governo che abbiamo, anche nel Presidente del Consiglio che abbiamo, ho sentito spesso una frase, una specie di, secondo me sarà lo slogan della campagna di Renzi, che la colpa dell'austerità è di Bruxelles, è della burocrazia. Non è vero, la burocrazia è al servizio dei politici e chi ha fatto queste politiche dell'austerità fallimentari, perché non è stato ridotto il debito tanto quanto volevano e si è creata disuguaglianza e si è creata divisione in Europa e si è creata ingiustizia, chi ha fatto tutto questo? Sono i governi che hanno messo in Italia il fiscal compact nella Costituzione, le norme attuative del fiscal compact nella Costituzione italiana. La tremenda burocrazia di Bruxelles non ce l'aveva chiesto, aveva solo scritto che era preferibile eventualmente metterlo nella Costituzione. Noi l'abbiamo subito messa. Non ce l'aveva chiesto nessuno, e tant'è vero che la Francia non l'ha messa, quindi non è legata come è legata l'Italia. Un'altra cosa che vorrei dire per concludere è che io credo moltissimo in questa lista, perché in Europa non c'è desiderio, ma dal punto di vista della maggioranza delle popolazioni, di tornare ai nazionalismi di un tempo. Ci sono delle forze nazionaliste, delle forze xenofobe, anche neonaziste, ma non sono ancora la maggioranza. E noi non possiamo, davanti a queste forze, non batterci, perché l'idea dell'Europa antinazionalista, post-nazionalista, veda la luce. Noi questa Europa antirazzista, antinazionalista, la dobbiamo volere con forza, per questo la vogliamo anche organizzata come federazione e non come confederazione di stati che mantengono finte sovranità nazionali. Se non la facciamo questa Europa, c'è chi si illude
di poter ritornare alle sovranità nazionali. In realtà quello che temo è che l'Europa continui a essere quella fatta dagli stati, e questo non significa ritrovare le forze che avevano gli stati in passato, ma significa solo che tra gli stati e i mercati non sono eletti e decidono sulle nostre vite, che tra gli stati e i mercati, tra noi singoli cittadini e i mercati, non ci sia nulla. È il motivo per cui credo tanto in questa lista. Credo nell'orrore del vuoto, cioè credo che nessuno voglia vivere nel vuoto, e quindi per forza dovranno votare una lista che sia molto europeista e allo stesso tempo che voglia rivoluzionare l'Europa. Perché altrimenti cosa succederà? Succederà che tra i cittadini e i mercati si creerà un deserto, e questo deserto ci sarà sempre qualcuno che gli darà il nome di Europa. Quell'Europa del deserto io non la voglio, noi non la vogliamo, credo che nessuno di noi la voglia, perché la lotta contro i mercati di ciascuno di noi è una lotta perdente. Grazie.